tutti, sono Pauline, anche chiamata Maglia Ritorta, e oggi ci ritroviamo per parlare di quello che ho fatto a Maglia durante il mese di luglio e il mese di agosto, più o meno. È l'ultima che ci siamo visti, l'ultima volta che ci siamo visti, e stavo ancora preparando, finendo di preparare il mio matrimonio. E vi ringrazio per i vostri auguri che mi avete fatto nei commenti dell'ultimo video. È andato tutto benissimo. E dopo siamo partiti in viaggio e nella mia valigia avevo portato con me alcuni progetti e un po' di filo per iniziarne altri, e sono riuscita a finire tutto il filo prima di tornare in Francia. Adesso vi faccio vedere quindi quello che ho fatto. Credo che l'ultima volta avevo già iniziato. Ula, sono tutta spettinata. Avevo già iniziato il paio di calzini del mese di luglio e avevo detto che lo facevo in collaborazione in qualche modo con un'altra ragazza, un'altra signora che ha un podcast che ritrovate qua giù nelle informazioni, che si chiama Céline. Ciao Céline, non so se mi guardi sul video in italiano, ma ti saluto. Sono dei calzini di una designer giapponese, di cui della, no, no, non mi ricordo il nome. Oh, non ho preparato niente in verità, Parto un po' così all'avventura e il telefono mi serve per filmare, quindi non posso verificare i nomi. Vabbè, anche lì ritrovate tutte le informazioni sotto, se non me le ricordo ve le scrivo poi. Quindi designer giapponese che ha fatto questo set di tre modelli di calzini che si chiama Flower Bed Set, questo me lo ricordo, e noi abbiamo deciso di fare questo qua, che erano le Jasmine Socks. Forse l'ultima volta ne avevo già finito uno dei due. Sono leggermente diversi perché in viaggio poi mi sono accorta che il colore grigio che utilizzavo per punte, tallone e ribbing non mi sarebbe bastato. Ci ho provato all'inizio, avevo fatto qualche giro, poi ho visto che no, era inutile, ho dovuto togliere e ricominciare col colore principale. Questi calzini quindi si iniziavano dalla gamba con un ribbing a maglie ritorte. Non qua, che si continuava poi sulla gamba e il piede con questo punto traforato molto molto facile da fare, si fa solo su quattro giri e niente, si impara facilmente e lo si ricorda bene. L'unica cosa è che quando arrivate al secondo calzino diventa un po' lunga la cosa. Eravamo anche contente di averli finiti poi perché è stato un progetto abbastanza lungo, devo dire. Vi ricordo anche che il filo che ho utilizzato è di una indie dyer delle mie parti, che lavora un quarto d'ora da casa mia, che si chiama Eline Hélène. Vi rimetto sotto il link del suo sito dove potete comprare la lana. Su una base di filo per calzini, sono abbastanza sicura che sia 75%, 15% di merino e nylon. Una volta finiti questi, ho subito, subitissimamente, iniziato un altro paio, sempre con la stessa base di filo, con un altro colore. Il colore si chiama In fondo alla laguna. Ed è molto molto carino. Ricomincio con molto molto, non sarà così ormai. È un modello super facile che adesso trovate anche su Ravelry, che di base è stato regalato a chi partecipava al Knit Along associato al libro Tricoté, stavo per dirlo in francese con l'accento italiano,
tricoter ses chaussettes, toutes les techniques di cui vi ho già parlato, che è uscito in Francia da qualche mese e che è davvero ottimo per chi volesse iniziare a fare i calzini. E quindi chi si iscriveva al Knit Along poteva avere questo modello gratuitamente. È un modello di calzini di base, diciamo, che riassume le tecniche di base, cioè come fare per iniziarli sia dalla gamba che dalla punta. Credo che ci siano due possibilità di fili, cioè già calcolato sia per il fingering che il DK, e avete tantissima scelta di misura del piede. Credo che in tutto, se calcolate, siano 32 possibilità diverse. Adesso trovate il modello a pagamento su Ravelry, vi metto il link sotto, si chiamano le Everyway Socks. Io ho fatto dalla gamba alla punta con un German Twisted Cast On per iniziare, perché mi piace la sua elasticità. Poi le coste così a maglia ritorta, e poi a maglia rasata, non lo so, ho perso un po' il mio vocabolario del lavoro a maglia in italiano quest'estate, credo, scusate, a maglia rasata forse, quindi tutto a dritto, su tutto il piede, non c'è niente di fantasioso, perché volevo semplicemente che si vedesse bene il lavoro del colore della lana. Il tallone è un tallone rinforzato, classico, che ho fatto con un filo contrastante di Volnena Yarns, di cui vi ho già parlato. Anche lei è una ragazza francese che tinge e che ritrovate su Etsy, quindi potete ordinare anche dall'Italia sicuro. E niente, un super basic modello da avere assolutamente per chi inizia e vuole fare qualcosa di semplice. Secondo me è un modello da consigliare, perché spiega veramente benissimo le tecniche e spiega tutti e due i versi, sia dalla punta che dalla gamba, e quindi niente, secondo me un'ottima scelta per chi volesse iniziare a fare i calzini. Ovviamente al momento credo sia solo in francese, però se vi serve una mano con i modelli in francese, io sono disponibile per darvi una mano. Ecco qua. Questo è il secondo oggetto finito di questo video, il primo di agosto, e poi avevo preso con me del cotone, credo di avervelo detto anche nell'altro video. Del cotone della marca Fil d'Art, di cui mi piaceva molto il colore, color mattone, e volevo fare l'outline tank top, no, outline tank di Jessie Made Design, che è una canottiera con un dettaglio, ve lo faccio vedere che è più facile, di maglie, come si potrebbe dire in italiano, non ne ho idea, fate cadere una maglia, è spiegato tutto benissimo nel modello, fino alla fine, e non vi preoccupate, non può scappare fino in fondo, perché all'inizio è stato tutto ben organizzato per non fare casini. Mi piace molto, è stato un bellissimo momento di lavoro a maglia, facile, insomma, mi è piaciuto molto ed ero molto entusiasta di poterlo indossare, perché ero in Italia ed il tempo era bello, non in Francia no, quindi ero lì, tipo, è il momento di indossarla, perché poi quando torno non ci sarà più modo, però c'è un problema che, vabbè, a parte che è tutta stropiccicata perché era piegata nell'armadio, ma è gigantesca. Questo è dovuto al fatto che io non ho fatto
la prova prima del filo con i ferri che avevo preso, mi sono fidata di quello che era scritto sul gomitolo e no, ed è veramente troppo troppo larga per me. E mi dispiace perché ovviamente non ho potuto indossarla. Avrei potuto metterla sopra il costume per andare al mare, ma non c'è stato il modo, quindi niente. Regalerò a qualcuno, a chi potrebbe stare bene. Quindi ricordatevi sempre di fare la prova del vostro filo con i vostri ferri, perché ovviamente è una cosa importante. Se vi viene chiesto e vi viene consigliato nel modello, forse una ragione c'è. Poi, sono tornata dalle vacanze. E mi aspettava a casa un ordine che avevo fatto in viaggio perché sono stata scelta da una designer francese che è Aurélie Tixier, Aurélie Lapoule, per un test knit. Non è un test segreto, quindi posso parlarvene, ma non voglio svelarvi granché. Vi posso dire che è un maglione con dei bottoni qui sul collo. E al momento non vi dico altro, ma vi faccio vedere il filo. Dove sono i miei gomitoli? Sono qui. Allora, ho ordinato dal mio telefonino quando ero in vacanza. Volevo prendere il filo consigliato dalla designer per non avere problemi, troppi problemi appunto con il gauge, per scegliere poi i ferri adatti. E lei consigliava la Sandnes Garn Sunday con un filo di Kid Silk di Drops. E io volevo un colore beige, semplice. Vedo che Drops fa un colore di Kid Silk che si chiama beige, quindi vado per questo. E non so perché, ma dal mio telefonino il colore più vicino mi sembrava il Powder Rose. Rosa cipria di Sandnes Garn. Quando arriva questo qua del Sandnes Garn e questo qua. Non erano uguali per niente e mi sono un po' spaventata perché questo qui è ovviamente molto più rosa di questo qua che è un beige molto grigio. Un colore che mi piace molto del resto e ci verrei benissimo una Cumulus Blues di Petite Knit, ad esempio. E niente, ero lì tipo, secondo me non funziona. I due colori insieme, non lo so. Poi ho provato il mio filo e voilà. Quindi questi due colori che vedete bene così hanno dato questo colore rosa, beige rosato, che mi piace molto. E ve lo faccio vedere al contrario, ovviamente. Eccolo. Quindi è rosa, ma ha chiaramente un sottotono di grigio che a me piace parecchio. Ho trovato un'altra parola per non dire molto, ma vedete, è parecchio. Cerco di fare degli sforzi. E niente, fortunatamente ho dovuto farne solo uno perché dopo averlo lavato si è rivelato esattamente come richiesto dal modello e poi sono partita. Attualmente ho già fatto tutta la parte sopra e ho appena raggiunto il corpo in tondo. Sono a buon punto del test, non credo di essere in ritardo. Ultimamente non è che ho avuto tantissimo tempo per lavorare a maglia perché la scuola è ricominciata da 3 giorni, ci sono andata un po' di volte per preparare tutto, eccetera, eccetera. Quindi ecco quello che sono riuscita a fare fino adesso, però. Ecco, è un nuovo progetto segreto o non segreto che vi rivelerò quando uscirà il modello ufficialmente.
E niente, e ovviamente l'associazione dei due fili dà qualcosa di molto soffice. Non vedo l'ora non vedo l'ora di averlo finito e di poterlo indossare. Voilà. Altra cosa che ho iniziato da poco, in questa super pochette con come si chiamano? Dei badge. Dei pins, non lo so, come si chiamano in italiano questi? Questi qua sono, li ho avuti da poco, vi spiegherò dopo in un festival dedicato al filo, di cui vi parlerò più avanti. E niente, quindi qui ho ovviamente il paio di calzini per settembre, che ho iniziato poco poco prima dell'inizio di settembre. Il filo è il filo per calzini dell'indidaio francese La Féfile e il colore è il colore Les Murs, ovvero i muri, le mura. Uno dei due. Ed è un colore, anche questo, qua lo vedete bene, beige con un po' di grigio. Molto bello. Come avete capito, a me piacciono questi colori beige naturali, neutri. E con questo filo sto facendo sulle mie IAIA Sharp Mini di 2,25 un paio di calzini il quale è modello. Scusate, non so cosa ho fatto adesso con la bocca come rumore. Purtroppo, ricomincio, sarà più facile la frase così. Purtroppo il modello di questi calzini non è più in vendita. Julie Miette, di cui vi avevo già parlato per il Darkberry Sweater, ha deciso di non vendere più i modelli che aveva creato e aveva detto che se li volevamo acquistare avevamo fino a tale data. E io avevo comprato il modello delle Ribombelle Socks. È difficile ricominciare dopo una pausa estiva. Le Ribombelle Socks che sono caratterizzate da questo fronzolo, correggetemi se non si dice così, sulla caviglia, sulla gamba, e poi un gioco così di punto, cerco di fare la messa a fuoco, no, non ci riesce, non ce la fa, di punto traforato, non vuole, forse lo vedete meglio da qua addirittura. Anche questo, molto facile da fare, perché il disegno si fa su quattro giri sempre e non richiede conoscenze molto tecniche, quindi è una cosa che va avanti facilmente. L'ho iniziato da parecchi giorni, ma mi concentro maggiormente sul test, sul maglione, quindi non sto lavorando molto sui miei calzini. Vabbè, ho tutto il mese di settembre ovviamente per andare avanti, nessuna pressione, insomma, tutto tranquillo. Poi ricomincio a lavorare, ovviamente ho anche meno tempo da dedicare al lavoro a maglia, ma ecco qua l'inizio e credo sia molto carino. Sono abbastanza curiosa di vedere il risultato finito e il risultato sulla gamba, appunto, di questo bordo ondulato. Vedremo, vi farò vedere la prossima volta. Altre cose in corso. Ho ancora questo scialle. L'ho continuato un po', tornando. Lo scialle di Magdalena, triple L de Mag. Ecco qua, sono andata avanti, ve lo faccio vedere al rovescio un'altra volta? No, sì, ecco qua.
È meglio così. Qui c'è un errore, ve lo dico così tanto lo vedete, che doveva essere, come si dice? Non mi ricordo. Insomma, ho sbagliato. Qui ho fatto tutto a dritto e non doveva essere così, non mi ricordo. No, ho fatto, vabbè, ho fatto un errore. Scusate, ho perso tutto il vocabolario. E niente, adesso sono arrivata a questo punto, la 1, 2, 3, 4, 5, la sesta sezione. Sono tutte uguali le sezioni, cambia solo il numero di maglie perché si fanno si aumenta qua sul bordo. E niente, la cosa bellissima è che lei ha scritto quante maglie ci dovrebbero essere alla fine di ogni sezione per essere sicuri di avere sempre il numero giusto e poter realizzare poi il punto traforato senza che ci siano problemi di calcoli e quant'altro. Mi piace sempre molto, l'ho visto finito su uno stand appunto al festival di cui vi parlo subito. Mi fa da transizione perfetta. L'ho visto finito e mi è piaciuto molto, quindi lo finisco anche questo piano piano questo mese di settembre e quasi sicuramente sarà finito la prossima volta, anche perché lo voglio finire per poter iniziare nuovi progetti che sono comparsi in una specie di wish list per il fatto che c'è stato questo festival del filo che si chiama Exception Len e ci sono andata io sia per comprare sia per dare una mano perché faccio parte dell'associazione. E c'erano 19 indie dyer e marche di accessori per il lavoro a maglia. E ovviamente non potevo non comprare. Quindi vi faccio vedere quello che ho preso, vi spiego un po' i progetti associati e niente, spero di farvi scoprire nuove persone perché sono tutte indie dyer che sono francesi o che vengono dal Belgio, se non sbaglio. C'era anche una ragazza che veniva dalla Grecia, però non ho comprato niente, che si chiama Trélise e che fa un lavoro magnifico dai colori. Se a voi piacciono appunto i gomitoli molto colorati, potete andare a vedere perché fa un lavoro eccezionale. A vederli così a me piacevano tanto, però come avete visto, io non sono molto amante delle cose troppo colorate, quindi niente, non apprezzo molto perché è bellissimo da vedere, ma su di me non oserei indossarli, quindi niente, il lavoro di Trelise è molto bello e c'era un'altra signora che ha appunto lo stesso stile e lì ho comprato due mini gomitoli per i calzini che serviranno come colori contrastanti, ma vi faccio vedere, anche questi sono coloratissimi. Si chiama Madame Guillotine, tinge la lana a Lione e allora uno è questo qua, che è quello più soft. Colore è Nautilus, su una base di Blue Faced Leicester BFL con 25% di nylon e è un bellissimo colore blu, viola, c'è un po' di verde, del rosa, cioè particolare molto, come contrastante di calzini è bellissimo. E poi, questo è pazzesco, perché è fluorescente praticamente, non so se rende, ma il giallo è fluorescente. Non so, non credo che renda benissimo, ma è pazzesco come colore. È il colore Marie Antoinette,
sulla stessa base e niente, vedete un po'. Quindi io quando vedo queste cose le trovo bellissime, non vedo come potrei indossarli. Su un vestito, su una maglia, su un cappello, uno scialle, ma sui calzini vanno benissimo. I calzini sono il mio spazio di follia dei colori, diciamo. Anche questo che è già molto più discreto, insomma, non mi immagino assolutamente con un vestito con dei speckles così. Non è da me. Però i calzini possono avere queste fantasie, secondo me, ovviamente. Poi se voi, a voi piace, non sto giudicando assolutamente, siete liberissimi di amare i colori, ma non è da me. Piccola pausa tecnica, continuiamo. Sono andata poi sullo stand di Eileen Helene, di cui vi ho parlato prima, appunto, che ha tinto questo colore, per prestarle i calzini e farli vedere appunto sullo stand, e l'occhio è stato attratto subito da questo colore magnifico. Quindi è un colore, una tinta unita. Una tinta unita che si chiama Nereid, che è un colore suo nuovo, sempre la stessa base 70 per 75% di Merino Superwash e 25% di nylon. Spessore fingering per fare dei grassini. È stato amore a prima vista. Veramente bellissimo. E sullo stand Madame Bibiche, Céline, un'altra podcaster, la stessa con cui ho fatto i calzini rosa, aveva prestato un cappello che credo sia il Velvet Hat di Loli Lafay, un'altra designer francese, e mi sono innamorata, era troppo bello. Ha un bellissimo motivo. Non lo so, sembrano dei porcini. Vi faccio ovviamente, vi lascio il link sotto per andare a vedere su Ravelry il modello. E vedendolo, anche a me ne serviva uno, cioè, sicuramente. E non avevo il filo per poterlo fare, quindi ho trovato il colore perfetto, secondo me, per me, sullo stand di La Fée Ballot. Anche lei è super locale per me perché anche lei ha 15 minuti, ma dall'altra parte da casa mia. E questo colore si chiama Marron Glacé, è un marrone beige, un altro colore neutro che sta benissimo con i miei cappotti invernali. E sopra, per finirlo, serviva uno di questi, ovviamente non è in pelo naturale, è sintetico, ed è fatto apposta per poter essere usato sui lavori a maglia perché si aggancia con questo bottone, e quindi se volete lavare il vostro cappello senza danneggiare questo qua, potete toglierlo semplicemente. Questo qui l'ho trovato sullo stand di L'Atelier Teinture, una coppia adorabile, che aveva come particolarità di avere una cassa con dei fili in promozione a 14 euro il gomitolo di DK, era difficile resistere. E io sono andata appunto lì senza avere un progetto definito, sinceramente, solo che anche lì l'occhio è stato attratto dai colori. E ho comprato questi tre colori. Allora, il blu ce n'erano due,
E questi qua erano rimasti solo così da soli ed era un peccato lasciarli qua nella cassa delle promozioni. E ho preso questa quantità per fare uno scialle. Non so, non credo di averlo detto, è del filo DK. Alcuni sono di merino 100%, altri sono misto con del nylon. E tornando a casa, poi ho cercato come utilizzarli perché, vabbè, ovviamente non rimarranno sempre così nella scatola dove tengo il filo. E ho trovato lo scialle di Rory Locatelli, lo scialle Alejandra, che è credo abbastanza semplice da fare. Mi sembra ampio. E mi piace la forma perché non è il classico scialle a triangolo, ma è a semiluna, si dice in francese, forse non lo so, in italiano forse si dice diversamente, ma insomma è così. E ha come caratteristica una parte finale che si fa in punto a mosaico. Ah, no, non so se si dice anche così in italiano, sinceramente, e non so, credo sia il punto mosaico, ma non sono sicura. In francese si chiama così, in italiano non lo so. Più facile ancora, andate a vedere su Ravelry col link sotto. E del resto, Rory Locatelli propone una promozione del 20% sui suoi modelli attualmente, quindi se vi interessa, forse è il momento di comprarlo, questo o un altro dei suoi modelli. Poi l'unica cosa che avevo programmato dall'inizio di comprare era da La Féfile, di cui vi ho parlato già prima, e volevo prendere del filo per fare il Brioche Alicious di Andrea Mori. Ma io lo volevo fare solo bicolore, non volevo tre colori contrastanti come proposto dal modello di base, ma soltanto un colore principale e un colore contrastante per le parti in brioche. E ho preso questi colori. Non volevo prendere questo all'inizio, avevo deciso di prendere un colore beige. Color crema, sinceramente era color crema, che non c'era lì al festival, non l'avevano, mi ha detto che lo potevo ordinare, me l'avrebbe mandato, però poi ho visto questo che mi è piaciuto molto, che si chiama Du vent dans les cendres, quindi du vent sur les cendres, scusate, il vento la cenere, le ceneri. Quindi colore grigio molto chiaro con degli speckle grigi scuri, molto scuri, quasi bluastri. Quindi è un colore freddo che associerò con il colore pecan e non mi ricordo come si traduce in italiano. Non voglio dire qualcosa di sbagliato. Che rimane un colore. Allora, caramello sarebbe troppo scuro per essere un colore caramello. Il colore ha un nome che gli sta benissimo, insomma, ma non ricordandomi il nome in italiano, vabbè. È una noce comunque. Per quello appunto devo finire lo scialle di Magdalena, Triple L de Mag, perché ne ho altri due che stanno aspettando qui. Poi abbiamo quasi finito, eh. Ho fatto follie, bisogna dirlo, ma erano tutte lì. Quelle che volevo scoprire erano tutte lì. Ed era difficile resistere, sinceramente.
By Night Dies, che è, lei è belga, è belga, sì. Ho preso questo colore caramello questa volta e non so se lo vedete, forse no, ma questo qui è composto di 75% Merino Superwash, 15% nylon e i 10% rimanenti sono della stellina color bronzo. Ed è molto bello. Mi dispiace che non lo vedete qui, se metto un po' più verso la luce. Mi sa di no. Mi sa che non si vede. Ed è un filo, quindi, per calzini. Al momento credo che farò dei calzini con questo filo, ma non è detto, forse lo utilizzerò in un altro scialle o in un altro progetto. Mi piace molto come colore e la stellina è molto discreta, ma porta qualcosa di molto originale. Quanto è bello. Ultima Indie Dyer che sono andata a scoprire dal vivo è Arco Iris Yarns. E il kit si chiama Dobby Long, Dobby riferito al personaggio di Harry Potter che viene liberato grazie a un calzino. Long perché contiene una matassa di 100 grammi con due gomitolini, due matassine da 20 grammi. Cosa volevo dirvi? Niente, sono. Anche lì mi sono innamorata, l'ho visto, c'erano tutti i colori che mi piacevano, come avete visto, sono tutti colori che ho preso anche dalle altre, del blu così profondo, dei colori un po' così di caramello. Non c'è stato verso, l'ho visto e è arrivata una signora, l'ha preso. E niente, ero un po' disperata in quel momento, ho detto no, dai, vabbè. Era quello che mi piaceva proprio. Avevo anche pensato di comprare una Sock Blank. E si gira, Arco Iris Yarn, si gira e tira fuori questo qua. Ha detto: ce n'è ancora se vuoi. Oh, grazie. E quindi serve per fare due paia di calzini, con appunto uno con un colore contrastante e poi l'altro con l'altro colore e anche questo qua ha della stellina e qua lo vedete meglio perché la stellina è argentata e con la luce forse si vede un po' di più. Molto carino, eh? Quindi ovviamente non ho più bisogno di comprare lana per pezzo. Ho un sacco di progetti che sono in lista ormai, più altri per i quali avevo già comprato la lana. Ho ad esempio in mente di fare un Nordiska di Kathleen Hunter e un Felix Sweater. Vediamo un po' come riesco ad andare avanti. Forse il Nordiska lo farò l'anno prossimo, a sto punto non ne ho idea. Ma niente, faccio un'altra pausa e ci ritroviamo subito. L'ultima cosa che volevo dirvi prima di lasciarci è un immenso grazie. Allora, l'avevo già ringraziato all'inizio, ma grazie di nuovo perché avete accolto benissimo il mio podcast, siete carinissimi nei commenti e tra i video in francese e i video in italiano ormai siete più di 2000 a seguire i miei video e niente, sono andata al festival e ho visto una cosa che potrebbe forse essere per voi. Quindi per ringraziarvi vi propongo di fare un piccolo concorso. Un giveaway più che un concorso perché non c'è niente, non ci sarà una competizione vera e propria tra di voi, sarà solo da scrivere un commento per poter vincere queste due matasse. Allora, le matasse sono di Arco Iris Yarn, sono gli stessi colori di quest'altro kit che vi ho fatto vedere.
prima, questo qui e il blu è questo, lo stesso, solo che questo qui grosso non ha la stellina dentro, è il filo semplice per calzini e sono due matasse da 50 grammi. Niente, se volete provare ad avere questi fili, vi propongo di lasciare un commento precisando che volete partecipare perché non è detto, magari non vi interessa. Mi scrivete sotto quindi che volete partecipare e in più vorrei, per poter convalidare la vostra partecipazione, un piccolo testo, potrebbe essere cortissimo, tipo una frase andrà bene lo stesso, dove mi spiegate cos'è che vi fa provare il lavoro a maglia, cosa vi fa sentire il lavoro a maglia. Niente, vorrei un po' di vostre confidenze su perché lavorate a maglia, i sentimenti che provate, magari anche il contesto, il vostro contesto preferito di lavoro a maglia, insomma, esprimete un po' il vostro amore per il lavoro a maglia nei commenti per poter partecipare e vincere, scusate, vincere questo kit per calzini di Arco Iris Yarn. Potete partecipare fino al 24 settembre, data del mio compleanno. Saranno i miei 30 anni e credo sia bello far vincere qualcosa il giorno del mio compleanno. E i risultati li pubblicherò su Instagram e ritroverete il nome di chi ha vinto sotto nelle informazioni. Quindi niente, buona fortuna e buon lavoro a maglia a settembre, buona fine d'estate, buon ricominciare il lavoro, ricominciare la scuola e quello che fate di bello. E niente. Ci vediamo a fine settembre, inizio ottobre. Ciao a tutti!